l'architetto Bosco. Volevo dire che peraltro questa diapositiva iniziale, questa schermata iniziale, lo dico anche all'architetto Di Rendi, che è membro del consiglio direttivo della sezione campana del CD, prelude ad un progetto molto ambizioso che la sezione campagna dell'istituto sta per lanciare, ovvero sia quello di Ma lo una stai dicendo a me cartografia. perché mi vuoi lanciare da qualche parte? No, 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 stai Io, se no tranquillo. mi devo mettere paracadute, capito? Se tu mi dici... Non sarai coinvolto. Allora voglio dire direttamente, se vorrai, potrà. Allora, stiamo avviando questo progetto di cartografia partecipativa su Google, tramite Google Maps, grazie al supporto di un nostro socio che è esperto di WebGIS, il dottor Gennaro Maria Monti, che dovrebbe portarci alla fine al censimento completo di tutte le costruzioni difensive della Campania. A ciascuno di questi pallini che l'architetto Balasca ha evidenziato sul territorio e che rappresentano una fortificazione, noi sostituiremo la simbologia castellana dell'istituto. Ad ogni simbolo castellano, architetto, questa è una cosa alla quale potrete partecipare tutti. Le schede saranno firmate dagli autori. Ci saranno delle schede in cui all'individuazione del manufatto, stato di consistenza, conservazione, tipo di proprietà, accessibilità, ci sarà anche una descrizione storica molto sintetica, una descrizione architettonica, una bibliografia essenziale. Ecco, questa piattaforma poi la metteremo a disposizione a tutti coloro che vogliono approfondire il patrimonio castellano della regione, quindi attraverso anche un'applicazione per smartphone, un'app gratuita. Il censimento però sarà a tappeto, architetto Balasco, questo è molto importante. Noi cercheremo di censire tutte le strutture, anche le tracce storiche e anche le costruzioni rurali fortificate, quindi non soltanto torri e castelli. Speriamo che questa sfida che è in salita e che vedrà la partecipazione attiva anche di tutte le proloco della Campania, perché noi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'UMPRI a livello nazionale, possa darci i risultati sperati. I primi test di ingresso li faremo proprio con il ciclo seminariale di studi che il nostro istituto ha promosso la scorsa settimana, di cui voi siete sicuramente a conoscenza, e che prevederà delle attività di laboratorio da parte degli studenti che consisteranno proprio nella redazione di alcune schede castellane agganciate a questo progetto. Mi scuso per essermi dilungato forse No, oltre, ma però era giusto per inquadrare, come dire, anche le attività che sta promuovendo il nostro istituto. Luigi, io voglio intanto fare un avviso ai naviganti, che poi in definitiva Ecco, è un ecco. avviso non a coloro i quali già sono dentro la piattaforma, ma praticamente per coloro i quali magari si connetteranno le prossime volte. Io dopo le 18:30, 18:35 non ammetterò più nessuno perché è poco corretto, insomma, entrare anche 10 minuti prima della conclusione delle conferenze. Addirittura c'è gente che chiede l'ingresso alle 8 meno 10, quando praticamente siamo ai saluti finali, e quindi non ha senso. Un po' perché non può essere sempre monitorata la piattaforma, un po' perché bisogna, se l'appuntamento è alle 18 e adesso sono le 18:16, io credo che dopo le 18:30, 18:35 non debba essere consentito più a nessuno entrare. Bene. Avvisiamo un attimo gli architetti quella cosa che ti ho detto in chat, Domenico. Non ho capito, Luigi, qual è il... Allora, gli architetti che devono avere riconosciuti i crediti formativi e che sono presenti alla sessione devono cortesemente in chat identificarsi. E io li registrerò dopo perché poi comunicherò i loro nomi all'ordine Sì. di nave. Coloro i Bene, quali quindi. devono avere i crediti formativi per quanto concerne l'albo degli architetti di Napoli dovranno scrivere in chat il loro nome, cognome e numero di iscrizione. Allora, Perfetto.
Allora, architetto Balasco, prego, diciamo, al via libera. Io faccio un saluto veloce a tutti e un ringraziamento all'architetto Luigi Naglio e all'Associazione Italiana dei Castelli che mi ha dato questa possibilità, anzi questo compito anche Dunque, abbastanza gravoso in un certo senso, anche perché io di solito mi occupo di studi sull'architettura antica, quindi questa puntata, diciamo, sull'architettura fortificata è comunque un aspetto di grande interesse, anche perché poi nel tempo se mi ci può sono occupato fare o parliamo o io ti ho detto. Quindi vai staccare il microfono. Allora, come ha detto appunto Federico, io ho cercato di ragionare un po' su come si. Allora, chiedo soltanto a Balasco di abilitare l'audio. Ho disabilitato l'audio a tutti, perché altrimenti non ne uscivamo più. Ok. Bene, allora Quindi adesso sì, puoi posso andare, non continuare? avrai più nessun disturbo. Inizio questo mio intervento da questa cartina, dove io ho indicato il territorio tra, diciamo, alle falde del massiccio vulcanico del Rocca Monfina, che si trova come limite, in effetti, settentrionale del territorio Aurunco e del territorio siciliano. Questo è un territorio che ha sempre avuto un ruolo di grande importanza, perché sostanzialmente costituisce l'ingresso alla Campania settentrionale e ha giocato un ruolo fondamentale dal mondo antico fino praticamente ai giorni nostri, e che è sede, in effetti, è stato sede di grandi insediamenti e particolarmente di città di grandissimo interesse, come precedentemente ricordava la professoressa Colletta, e tra questi centri annoveriamo Sessa Aurunca a Teano e Alife. Però Alife non rientra in questo discorso, però è importante da parte mia citarla, perché sia Teano, sia Sessa che Alife sono tre città che hanno avuto una continuità storica importantissima, e sono le uniche città che, anche con la crisi del mondo antico, non hanno mai cessato di vivere, mentre altri centri, con la crisi del mondo antico, sono completamente scomparse. Questi tre centri hanno svolto un ruolo fondamentale e determinante anche nella fase di passaggio tra il mondo antico e l'alto Medioevo. I castra che ho indicato, le città, costituiscono solo una parte di un concentramento di fortificazioni che interessa tutto l'arco della Campania settentrionale e che ha svolto sempre un ruolo fondamentale anche in riferimento al dominio papale. Pertanto è una terra di confine tra quello che poi è stato il mondo longobardo, e quindi con tutte le problematiche complesse che sono legate, diciamo, alla presenza dei Longobardi in questo territorio, e poi successivamente anche con la presenza prima dei Normanni e poi degli Svevi. Perché non riesco a...
Scusa, ma c'è qualche problema? Un'altra carta di grande interesse è questa Descriptio Teanensis Diocesis, che è una carta elaborata da un vescovo di Teano, Monsignor De Guevara, nel 1635, e che restituisce una visione a volo d'uccello di tutta la diocesi di Teano fino al confine praticamente della diocesi di Sessa e fino al confine delle proprietà dell'abbazia di Montecassino. La cosa di grande interesse in questa carta, che oltre ad indicare i centri maggiori della diocesi e tra i quali al centro spicca Teano, ci sono poi tutti gli altri centri incastellati che si dispongono intorno agli assi viari che ricalcano i tracciati delle strade antiche. Infatti, in questa carta è riportata perfettamente tutto il tracciato della Via Latina e tutte le diramazioni della Via Latina che poi servivano a collegare Casinum, Teanum con Capua e la variante in effetti dell'Appia che collegava Suessa a Teano. Pertanto è una carta di grandissima importanza. Oltretutto, Monsignor De Guevara era un matematico illustre che aveva rapporti epistolari con Galileo Galilei. Pertanto questa carta si può considerare una delle prime carte topografiche, non solo topografiche, che si basa su fondamenti scientifici. E adesso inizio a parlare dei casi singoli e incomincio con Teano. Questa è una carta, una planimetria generale che riporta sia le dimensioni della città preromana e romana. Immaginate che Teano e Strabone, il geografo, dice che era la massima città posta sulla Via Latina, quindi da Roma a Capua era la massima città e la seconda città della Campania interna dopo Capua. Occupava un'area di circa 100 ettari, pertanto le dimensioni della città erano paragonabili a Neapolis sostanzialmente. Con la crisi del mondo antico, ad iniziare dal III secolo d.C., ma la crisi poi si accentua intorno al V secolo e particolarmente poi con le scorrerie dei Saraceni tra l'VIII e il X secolo, perché Teano è uno dei centri che non risente degli effetti devastanti della guerra greco-codica. Pertanto, ancora intorno al IV-V secolo dopo, la città era ancora fiorente, ma successivamente alle incursioni saracene subisce una contrazione e la contrazione concentra sostanzialmente l'abitato all'interno dell'arce della città preromana, sostanzialmente è quest'area che io indico con il cursore del mouse. Va bene? E all'interno di quest'area, intorno al X secolo, e con la testimonianza di documenti scritti, e qui voglio fare una premessa importante, che sia Teano e Sessa e Calvi, abbiamo una testimonianza, uno dei rari casi in cui troviamo sia nelle fonti scritte e sia nei dati
materiali, testimonianze di castra di origine longobarda. Infatti, sia nel Chronicon Voltunnense e sia nella Historia Langobardorum di Erchemberto, ma anche dai regesti dell'abbazia di Montecassino, noi troviamo delle notizie estremamente importanti di presenza già di una parte fortificata dai Longobardi. E cito: abbiamo un atto di fondazione del X secolo del monastero di Santa Maria de Foris in Intramedia, poi abbiamo un documento del 955 citato nel Chronicon Voltunense, sostanzialmente sono dei passaggi di proprietà oppure dei contratti di fitta, dove addirittura in questo documento si cita una porta valionense. In un altro documento del 979 si cita addirittura una torre Bonituli, mentre in un documento del 1004 si cita un'ulteriore porta, la porta balionese. E queste sono le fonti, come oltretutto nel Chronicon, nell'Historia Langobardorum di Erchemberto, Teano è citata molte volte, e addirittura nella storia si cita che all'interno del castello vi fosse anche una cappella, una chiesa. Intanto abbiamo una serie di testimonianze, di fonti scritte alto medievali di grandissimo interesse. E poi abbiamo le testimonianze di natura materiale. Allora passo l'area del castello dalla foto aerea e quella inclusa all'interno del cerchio rosso. Ed è un castello di grandi dimensioni che attualmente è poco percepibile perché è stato inglobato in parte all'interno di una edilizia ottocentesca. Invece nella planimetria accanto, questa è la planimetria che pubblichiamo nel libro curato dalla professoressa Colletta, dove in quell'occasione, sia sulla scorta di scavi archeologici condotti dalla dottoressa Gabriella Gasperetti e sia da una ricognizione puntuale che io feci lungo tutto il tracciato delle mura dell'Arce, riuscimmo a determinare i tratti appartenenti alle mura della città preromana del IV secolo a.C. con i tratti delle mura della fase alto medievale e poi i tratti in cui ci furono interventi successivi, particolarmente in età angioina. Credo che sia uno dei pochi esempi in Campania dove si è stato fatto un lavoro di questo tipo. Quindi le mura dell'Arce sono queste, va bene? I tratti nero spessi sono i tratti delle mura del IV secolo a.C., mentre il castello è individuato con questo retino, con il reticolo. Mentre nella parte, diciamo, verso sud-ovest è la parte dell'espansione medievale, basso medievale, un'espansione che inizia dal X secolo in poi e dove praticamente tuttora è conservata in molti tratti una cinta fortificata con altissime torri, in alcuni casi a sezione cilindrica, scarpate, quindi certamente facendo parte di una fase angioina,
ma che poi si raccorda in questo punto con i tratti delle mura dell'Arce, dove sono molto più evidenti le fasi alto-medievali. Vediamo un po' ad alcuni dati cartografici e di vedute della città di grande interesse. In alto c'è un particolare della bellissima veduta del Leghevara, dove c'è una rappresentazione della città abbastanza fedele. Per la verità, tutte le rappresentazioni di Teano, ad iniziare dal Leghevara, no, veramente ad iniziare da una delle due predelle di bronzo della porta del Maschio Angioino, e le due predelle in alto, quelle inserite all'interno della lunetta della porta, restituiscono un'immagine della città indicate a sinistra della freccia rossa che fa da sfondo al famosissimo episodio dell'agguato di Marino Marsano a Ferrante d'Aragona a Torricelle di Teano. E la cosa interessante è che in quest'immagine c'è una rappresentazione della città dove non solo è rappresentato in maniera corretta l'andamento delle mura della città, ma è rappresentato in maniera corretta anche la posizione del castello che si trova abbastanza decentrato nella parte settentrionale dell'Arce. Poi passiamo alla veduta di Cassiano de Silva, pubblicata del Pacichelli del 1703, dove il castello è rappresentato nella parte destra in alto della stampa, dove non solo sono visibili le due torri che caratterizzano questa parte del castello, ma è riprodotto fedelmente anche il complesso tardogotico del loggione, che costituisce la parte residenziale del castello. La parte che collegava l'area del castello porticata con il palazzo del Loggione e la torre Angioina che realmente esiste e che attualmente è inglobata all'interno dell'abitato. Recentemente in Germania, in una collezione privata è stato trovato una bellissima veduta di Philipp Hackett del 1797 di Teano. Ed è una veduta, diciamo, dal lato nord della città. La cosa estremamente notevole di questa stampa non solo è la vista di tutta la parte degli antemurali alla cinta fortificata che erano posti nella parte settentrionale della città, ma poi c'è un'immagine del castello che alla fine del Settecento era ancora completamente intatto. Infatti si vede benissimo la mole massiccia del castello, priva, completamente priva delle aperture che poi verranno realizzate nell'Ottocento, quando il castello diventa in parte proprietà privata e in parte carcere della città. Quindi è un'immagine bellissima ed è un'immagine che ci restituisce il castello come fosse prima degli interventi ottocenteschi. Questa immagine è da mettere in relazione a queste viste panoramiche attuali e il castello è indicato dalla freccia rossa. Adesso
esaminiamo una serie di immagini che restituiscono alcuni tratti delle cortine. La prima immagine a sinistra è un tratto delle mura del IV secolo a.C. e si legge benissimo l'opera isodomica con questi grandi blocchi in tufo pipernoide, chiaramente che provengono dalle cave del Rocco Monfine, della Rocco Monfina, e sono blocchi messi in opera senza l'uso della malta. La seconda immagine è una visione del castello da Piazza della Vittoria, e qui si vede in maniera chiara l'intervento ottocentesco, dove in effetti questo intervento ha rotto la massa della cortina del castello inserendo tutta una serie di aperture. Voglio solo darvi un dato metrico: lo spessore delle mura del castello a piano terra e oltre hanno uno spessore di oltre 3 metri. Pertanto la cortina è quella antica, che però è stata forata, diciamo, con questi interventi ottocenteschi. E questa è una delle 3 torri quadrate ed è quella che è posta all'interno della città. Questa torre riveste una notevole importanza, perché se prestate attenzione, la parte basamentale della torre è costituita da grandi blocchi di calcare di reimpiego che provengono da edifici della città romana. Questo tipo di tecnica, di cui ho inserito un particolare, è molto simile, molto molto simile alle tessiture murarie delle cortine altomedievali, sia di Benevento, della torre di Pandolfo Capodiferro, diciamo nei pressi di Minturn, quella distrutta dai tedeschi nell'ultima guerra, e con gli stipiti delle porte di Alife. Quindi certamente la parte basamentale della torre è certamente di età longobarda, del X secolo. All'interno del circuito delle mura dell'arce c'è un'ulteriore torre che che conserva una fase alto medievale, ed è una torre che è posta nei pressi della chiesa di San Michele, anch'essa di fondazione longobarda, e qui ho inserito un particolare dove abbiamo lo stesso tipo di tecnica edilizia con tantissimi materiali antichi di riempiego, tra i quali una bellissima mensola, non so se riuscite a vedere, si vede, diciamo, verso l'estremità destra della mensola, la voluta, che proviene certamente dal frontescena del teatro romano di Teano, perché lì sono state scavate e quindi conservate le mensole e che hanno dei confronti diretti con questa mensola riempiegata all'interno di questa seconda torre dell'arce che conserva questa fase alto medievale. Qui in queste altre immagini sono una serie di foto che ho scattato nella parte bassa del centro storico, quindi le mura che racchiudono l'ampliamento della città ad iniziare dal X secolo. E voglio farvi notare una torre interessantissima, oltretutto in prossimità della torre poi è stata costruita anche una cappella di un palazzo privato,
e che in alto riempiega frammenti di un mausoleo funerario romano. La torre è circolare, però se prestate attenzione, è una torre che non ha scarpate e poi è molto bassa. Io ne ho discusso con una mia carissima amica archeologa medievista e lei addirittura ritiene che sia una torre circolare, diciamo che ha dei confronti con alcune fortificazioni di questo tipo di età bizantina. Beh, da un punto di vista cronologico potrebbe anche funzionare, perché questa è un'area che è posta proprio a ridosso del complesso monasteriale di Santa Maria de Foris, che è stato fondato nel X secolo. E qui voglio far presente una particolarità, che tutte le grandi comunità monastiche di Teano, oltretutto Teano, è stato un centro di grandissima importanza da un punto di vista degli insediamenti monastici e particolarmente benedettini, tanto che quando nell'883 viene distrutta l'abbazia di Montecassino da parte dei saraceni, i monaci si rifugiano a Teano e vi stettero 30 anni, fin quando Capua non diviene principato, si spostano a Capua e poi ritornano a Montecassino. Pertanto la città svolgeva un ruolo di grandissima importanza anche ai fini della protezione della comunità monastica di Montecassino. Tanto che a Teano ci sono ben quattro monasteri benedettini. San Benedetto, dove fu trasferita la regola autografa di San Benedetto e dove purtroppo nel corso di un incendio andò distrutta. Poi c'è Santa Maria di Intus, quindi all'interno delle mura del nono secolo, e poi Santa Maria de Foris. L'aspetto importantissimo è che tutti i monasteri si vanno a collocare all'interno delle mura della città e in prossimità delle mura. Quindi un dato di grandissimo interesse dal punto di vista topografico. Al centro è un'immagine, poi dopo parlo del logione, in basso a sinistra invece si vede una delle torri. Certamente questa è molto più recente della prima torre, perché se notate in basso reca la scarpa, è una torre molto alta e probabilmente possiamo in effetti cronologicamente datarla in età angioina. Mentre l'altra foto al centro, anch'essa di grande interesse per il semplice fatto che abbiamo due fasi costruttive. Abbiamo una torre circolare e se prestate attenzione con redendone, quindi certamente è un intervento quattrocentesco, ma la torre s'appoggia ad una torre più antica che purtroppo adesso non si legge bene, perché negli ultimi anni è stato realizzato questo orrendo intonaco che ha coperto, diciamo, la struttura muraria della torre, il paramento murario della torre, ma è una torre quadrata, si legge ancora bene, e che certamente precede l'intervento aragonese. L'immagine a destra è invece l'ingresso monumentale del loggione, datato al 1370, ed è l'area residenziale del castello fatta costruire da Goffredo Marzano, ripeto, intorno al 1370, e è considerato
uno degli edifici tardogotici più belli e più importanti della Campania intera. Nell'immagine centrale vediamo l'interno di questo complesso monumentale veramente eccezionale, che è suddiviso in due grandi navate coperte, diciamo, da campate con volte a crociera e a sesto acuto, e che poggiano su grandi pilastri cruciformi. E con questo chiudo con Teano e passiamo a Cales, cioè a Calvi, al castello di Calvi. E anche per Calvi, prima di parlare del castello, è importante fare una premessa sulla città antica. Il castello è inserito all'interno dell'arce della città di Cales, l'altra grande città della Campania interna, in cui i romani dedussero una colonia di diritto latino nel 334, quindi la prima colonia dedotta in Campania, e che fu, diciamo, dedotta proprio per controllare i sudicini di Teano. La città era attraversata al centro dalla via Latina, che ne costituiva anche il cardine massimo, che si incrociava con il decumano massimo, che aveva un orientamento nord-sud. Quando la città entra in crisi, si restringe anch'essa nella parte alta, nella parte più elevata della città, dove poi si insiederà anche tutto il complesso della cattedrale romanica, e anche di Calvi, particolarmente nella Historia Langobardorum, abbiamo delle notizie della fondazione di un castrum. Notizie che oltretutto sono state anche confermate recentemente da scavi archeologici, e quindi anche per Calvi c'è questo, come posso dire, convogliare di notizie sia apprese dalle fonti scritte e sia dai dati archeologici. Diciamo che il castello, poi viene questa, ecco, questa è una notizia che non trova dei fondamenti certi e sicuri, ma alcuni studiosi ritengono che poi in età normanna ci sia stato un ulteriore insediamento, però non ci sono delle prove concrete. È certo che la fortezza ha una ripresa in età angioina, ma l'intervento più significativo è quello di età aragonese. Oltretutto Calvi si è trovato al centro, diciamo, della guerra scoppiata tra Marino Marzano e Ferrante d'Aragona. Abbiamo proprio delle notizie dirette di un assedio feroce al castello, e probabilmente dopo questi episodi legati alla congiura dei baroni, il castello viene completamente ricostruito, e viene ricostruito sul modello del maschio angioino a Napoli, tanto che
da un punto di vista tipologico, anche per la disposizione delle torri con questo impianto quadrangolare e con l'ingresso principale posto sul lato est del castello distribuito, organizzato all'interno di una corte centrale con questa pianta rettangolare e con le torri unite sul lato settentrionale e sul lato meridionale dal cammino di ronda. Vediamo un po' alcune immagini. A sinistra c'è la stampa del Pacichelli, sempre degli inizi del Settecento, dove vediamo l'ingresso principale al castello che era posto sul lato orientale. In fondo si vede la cattedrale e sulla mia sinistra il ponte attualmente esistente che collegava Calvi in direzione di Capua. La cosa importante e particolare del castello, ecco, questo è il lato sud e il lato nord, dove si vede in effetti chiaramente il cammino di ronda che collega le due torri cilindriche scarpate. Questo è il lato est ed è il lato su cui è stato realizzato questo restauro impiegando queste grandi vetrate, perché purtroppo mancava completamente la parete con l'accesso principale al castello, quindi è stata scelta questa soluzione che dà l'idea della chiusura della parete, però senza impegnarsi in una ricostruzione diciamo stilistica. La cosa importante e particolare del castello, e sono dati emersi dalle ultime indagini archeologiche, perché il fossato prima dello scavo archeologico era completamente coperto da detriti. I detriti sono stati completamente asportati. Non solo è uscita la fondazione del grande pilastro che sorreggeva il ponte levatoio, ma sono emerse anche le basi delle torri cilindriche con questa decorazione, come posso dire, di tipo poligonale, sfaccettata, che ricorda le decorazioni delle torri del Maschio Angioino a Napoli. Pertanto tutti questi elementi hanno fatto pensare che il castello sia stato costruito su diretta committenza regia. E passiamo al castello di Riardo. Riardo è posta, diciamo, rispetto a Teano ad est della città, e qui nel particolare, sempre nella bellissima veduta del De Guevara, troviamo rappresentato il centro arroccato e al culmine della collina il castello. Il castello, questa è un'immagine della Rizzi Zanoni, e questa è una veduta zenitale aerea del castello. Ha un impianto quadrangolare irregolare, anch'esso probabilmente ha una fondazione di età normanna, ma l'intervento più significativo è quello angioino, e particolarmente l'intervento fatto ad opera alla fine del XIV secolo, quando
l'abitato medievale di Diardo diventa possedimento dei Caetani. I Caetani sostanzialmente potenziano il castello realizzando una torre semicilindrica a protezione dell'ingresso principale del castello, realizzano poi questo muro, il muro occidentale del castello, e il raccordo, e questo raccordo di una cortina che collega il potenziamento del muro occidentale con la grande torre del Mastio. Gli interventi angioini chiaramente sono relativi alle tre torri semicilindriche, mentre la parete, in effetti, che collega la torre quadrata posta sul lato settentrionale è frutto di un intervento del XV secolo, come anche del XV e del XVI secolo sono gli interventi relativi a un rafforzamento del bastione del Mastio e, diciamo, il rifacimento del colmo della cortina meridionale e del colmo della torre sud-est, nel senso che i beccatelli vengono sostituiti con delle mensole modanate in tuffo, che adesso vedremo. Ecco, questa è un'immagine del lato occidentale del castello, e quindi con l'intervento della cortina. Questo è il lato meridionale del castello, il lato occidentale è da questo lato, dove leggiamo il Mastio con il rinforzo del bastione nella parte bassa di età cinquecentesca. E non so se notate la differenza dei beccatelli del Mastio, che ancora in effetti sono di età angioina e quindi realizzanti con elementi in pietra degradanti e aggettanti, mentre il colmo della cortina meridionale che collega il Mastio alla torre sud-sud-est, i beccatelli sono realizzati con queste cornici, con queste eleganti cornici modanate in tuffo. Ecco, qui si nota molto meglio in effetti la fase angioina del Mastio con i beccatelli a mensola costituiti da vari elementi aggettanti, e nell'immagine destra troviamo l'antemurale al Mastio di età cinquecentesca con la porta cinquecentesca. Qui è un'immagine del cortile interno al castello. Questa è un'altra vista della parete meridionale con le mensole modanate. E questo è il lato settentrionale, dove c'è la torre quadrata. Quello che rimane della porta su questo lato è con la torre semicircolare messa a protezione della porta. Questo tratto di muro qui, che collega in effetti la cortina angioina con la torre quadrata, è l'intervento cinquecentesco. Oltretutto varia anche la tecnica edilizia, anche i materiali, si intravedono queste grandi aperture modanate con elementi in tufo decorati, diciamo, con
con modanature lisce. Ecco, questo è un particolare delle mensole cinquecentesche di cui parlavo prima. Questo è un particolare del bastione circolare e questo è un particolare della porta che è in relazione praticamente al bastione semicircolare. Passiamo al castello di Vairano Patenora. L'esistenza di un castrum a Vairano è documentata da un atto di concessione del 1188 fatto all'abbazia di Santa Maria della Ferrara da parte di Guglielmo II il Normanno. Questo è il primo documento in cui si cita di un castrum a Vairano. Il castello poi è stato assediato varie volte. È attestato un assedio nel 1193 da parte dell'esercito di Enrico VI e poi nel 1229 da Papa Gregorio IX. D'altronde nel 1272 il castello ospitò anche Carlo I d'Angiò e Papa Gregorio X. Nel 1437 e poi nel 1461, particolarmente nel 1471, subì un assedio ferocissimo da parte di Marino Marzano, che arrecò ingentissimi danni alla fortezza. E, tanto che poi il castello venne completamente ricostruito nel 1495 da Innico II d'Avalos, che era molto legato a Ferrante d'Aragona. Vediamo, ecco, questa è un'immagine dall'alto. Come vedete, questa soluzione tipologica di un castello quadrangolare si ripete anche a Vairano Patenora. Qui l'impianto è anch'esso appunto quadrangolare e ai vertici del rettangolo sono poste torri a sezione circolare. Qui vediamo una pianta tratta dal libro di Adolfo Panarello, appunto sul castello di Vairano, e in alto troviamo una pianta di tutto il borgo medievale, dove il castello occupa la parte più alta e la parte del borgo medievale è cinto da una bellissima cinta fortificata con cortine rettilinee inframmezzate da torri semicircolari scarpate, in cui si aprono tre porte sostanzialmente, due porte basse, la porta di mezzo e la porta oliva, mentre al castello si accede attraverso una rampa impostata su una struttura fortificata cuspidata, però cuspidata di età rinascimentale, dove sono ancora visibile la parte, diciamo, delle fuciliere, e che immette, diciamo, alla porta d'accesso del castello, che è organizzato sostanzialmente su due livelli. Il livello a piano terra, dove erano localizzati i magazzini, le cucine, le carceri e gli ambienti di servizio, mentre il piano nobile del castello è posto nella parte alta. Una cosa interessante che prima ho dimenticato di dire è che quando il castello è inserito nel
ecco, nei registri. Della cancelleria Angioina viene descritto già il palazzo e in questa descrizione si dice che il castello, che il palazzo viene considerato un palazzo, era impostato su tre grandi ambienti. Pertanto noi dobbiamo immaginare che in età Angioina già il castello era formato nelle sue caratteristiche peculiari e quindi anche la fase in effetti ricostruttiva della fine del 1400 e 1400 successiva 1495 di Nico Davalos si imposta su questa fase di un castello precedente di età Angioina. Ecco, questa è una veduta dal basso del castello dove è visibile il lato, allora, vediamo un po' il nord, il lato sud del castello, il mastio del castello e la cortina occidentale del castello. Sulla mia destra abbiamo un'immagine della porta di mezzo che era protetta da una torre circolare e questo è l'accesso al castello attraverso la sua porta principale. Anche qui la porta è protetta sulla sua destra da una torre semicircolare. E nello spazio, diciamo, antistante dal castello, lo spazio antistante poggia su questo bastione di età rinascimentale. Ecco, questa è un'altra vista della porta d'accesso al castello, dove si vede molto bene sulla sua sinistra il mastio. E la cosa interessante, vedete, protetta dal mastio, in basso, poi vi mostrerò un particolare, c'è una grande cisterna. Quindi la cisterna, ma credo che sia una delle cisterne, questa è quella visibile, quindi il castello era dotato di una serie di cisterne per il raccoglimento delle acque, che certamente non solo serviva all'approvvigionamento, ma in caso di assedio era una risorsa di grande importanza. Ecco, questo è il vestibolo, in effetti, della porta, e qui c'è un particolare dei Beccadelli che sono molto simili, trovano confronti con quelli della fase rinascimentale del castello di Riardo. Vedete che rispetto ai Beccadelli di età Angioina sono molto poco sporgenti, pertanto perché viene meno in effetti la difesa in effetti piombante della fortezza, le torri non sono eccessivamente elevate, perché sono soluzioni che già risentono dell'evoluzione praticamente della tecnica della guerra basata sull'uso delle armi da fuoco, e la fortezza è anch'essa dotata di scarpate che proteggono sia il fianco della cortina e sia la base delle torri, sia le basi delle torri. Questa è una triste visione della condizione attuale del castello. Qui bisogna dire che purtroppo la maggior parte di queste fortificazioni giacciono in una condizione di abbandono, di degrado pauroso, e che se veramente non si trovano delle soluzioni da un punto di vista della loro tutela, quindi della loro conservazione,
rischieremo nel giro di pochi anni di perdere tutto. Questa è una cosa da risolvere, perché oltretutto questo problema del degrado ormai interessa anche in maniera massiccia la conservazione dei centri abitati storici, no? Di tutta l'edilizia storica. Certamente non attraversiamo un buon periodo. Ecco, questa è la torre sud-occidentale, con gli elementi caratteristici, quindi la base scarpata, il ridendone e questi beccatelli su mensole sagomate. In corrispondenza della freccia rossa, ho messo la freccia perché dalla foto non è molto ben chiaro, ci sono le merlature di tipo guelfo che sono state tamponate nella fase successiva al XV secolo, quando il castello diventa proprietà della famiglia Mormile, che trasforma il castello in una dimora nobiliare. Pertanto anche l'apertura di quelle grandi finestre sono in effetti relativo a questo intervento tardo cinquecentesco. Ecco, questo è un particolare della cisterna realizzata in prossimità del mastio, e questo è il bastione in cui, protetto dalle merlature, in cui sono inseriti i fori per i fucili, per le fuciliere. E adesso passiamo al castello di Pietraverano, che vedete è poco distante in effetti da quello di Vairano Patenora, in prossimità di un altro sito fortificato che è Marzanello e dell'altro sito fortificato di San Felice. Vedete, è proprio tutta un'area densa di fortificazioni che si infittiscono in maniera diciamo considerevole, diciamo dalla fase dell'incastellamento, ma anche poi successivamente con l'azione sveva di Federico II, e poi rafforzato ulteriormente con gli Angioini e ancora dopo dagli Aragonesi. Questo conferma che era una linea, diciamo, di difesa che proteggeva l'ingresso della Campania e serviva a controllare il territorio di proprietà pontificia. Anche per il castello di Pietraverana abbiamo delle fonti scritte, un primo documento che risale al 1070, che è conservato diciamo nell'archivio dell'abbazia di Montecassino, ed è citato anche nel Catalogus Baronum, che è della metà del XII secolo, e l'appartenenza del castello risulta ad un personaggio della famiglia De Petra, e molti studiosi pensano che appunto il nome Pietra Vairano possa essere derivato da questo personaggio De Petra. Anche questa fortezza occupa la parte dominante dell'abitato storico, e posta sul fianco orientale del monte Caievola. In Pietraverano, rispetto a Vairano Ariardo, presenta un impianto più irregolare, e sono certamente individuabili almeno cinque torri, anch'esse cilindriche, e solo una torre ha un impianto poligonale irregolare, e che probabilmente appartiene ad una fase normanno-sveva. Vediamo che poi vi farò vedere che all'interno della cortina
di questa torre vi è una bella finestra angioina trilobata. E il maschio è particolare perché è posto nella posizione centrale della fortezza, è un maschio massiccio, abbastanza alto, con base scarpata e redendone, e che ha un ingresso sopra elevato, quindi ha dei confronti molto diretti con la torre maschio di Ponte Latone, e anche stata data verso la fine del XIV secolo. Questa è un'immagine del castello. Qui si vede molto bene il maschio centrale, posizionato nella parte settentrionale della fortezza. Questa è una visione dal basso, da sud-ovest. Ecco il maschio che emerge in maniera prominente rispetto al resto della fortezza. Ecco, questo è un particolare. E questa è la torre cilindrica che è messa a protezione della rampa d'accesso al castello. Ecco, questa è la porta in basso d'accesso al castello, che è anticipata da un dromos, da un corridoio, e la porta è ricavata all'interno di una torre cilindrica, di cui si conserva ancora il redendone. Ecco, questa è la torre poligonale, interessantissima. E qui non so se la professoressa Colletta ci segue ancora. Pronto? Pronto? Ma c'è qualcuno? L'ho vista la professoressa Colletta prima, poco fa proprio. Dovrebbe esserci ancora. No, volevo chiedere anche a lei che cosa ne pensasse di questa torre, perché io penso che possa essere più che normanna, probabilmente sveva, però a volte è molto difficile stabilire una cronologia precisa su questi elementi, non avendo dei documenti di altro tipo. Ecco, nella parte alta di questa torre poligonale c'è questa bellissima apertura trilobata. Questa è certamente, diciamo... Io ho chiesto alla Teresa Colletta di attivare il microfono, quindi se ci sente può attivarlo, perché io l'ho disabilitato a tutti, in quanto non tutti... Sì, sono qua. Ok. Grazie. No, puoi interagire, figurati, ciao. Sì, è di grande interesse questa torre con questo impianto a punta. Di impianto a punta che ricorda torri di tipo federiciano, sostanzialmente. Anche il rinforzo angolare con questi elementi, con questi blocchetti di tufo squadrato, trovano dei confronti con torri analoghe anche a Lucera, ecco, per fare un esempio. Ma poi fondato sulla roccia, questo è un segno di grande antichità. Sì, e che secondo me costituiva il maschio originario della fortezza. Sicuramente. Perché anche si trova in posizione isolata. Adesso è inglobata praticamente nell'accesso secondario alla fortezza, ma prima era isolato. Oltretutto sul suo lato occidentale si è appoggiato poi una chiesa, che adesso vedremo. Comunque la cosa interessante è che poi nella parte alta, ecco, qui si vede che la torre sovrasta l'ingresso, diciamo, quattrocentesco alla fortezza, ma si trova proprio in una posizione dominante. Pertanto credo che veramente possa essere
costituire il mastio originario della fortezza. Questo è un altro particolare dei Beccatelli, e questi sono certamente di tipo angioino, molto diversi rispetto ai Beccatelli di età rinascimentale del castello di Riad e di Vairano. E qui c'è un'immagine del mastio della fine del 300 con questo ingresso sopra elevato con il redendone, e la soluzione dell'ingresso sopra elevato ricorda molto la soluzione analoga della torre mastio di Ponte Latone. Una cosa di grande interesse, ecco, questo è un particolare del paramento inferiore del mastio, dove si legge la differenza del cantiere, praticamente l'unione dei due cantieri. Qui c'è proprio la soluzione di continuità, praticamente, del punto di chiusura tra i due cantieri. Io non credo che siano due fasi costruttive diverse, ma è un particolare costruttivo dovuto probabilmente all'opera di due cantieri nell'esecuzione della torre. Ecco, questa è la chiesa che si appoggia, diciamo, alla torre poligonale. Questa è una vista meravigliosa, si gode la vista di tutta la media valle del Gurtun, dal castello, e qui l'ho messo questa immagine in forma provocatoria. Questa è la quinta torre della cinta esterna del castello, che è stata soggetta, diciamo, a recenti lavori di ristrutturazione che ne hanno completamente stravolto, diciamo, la sua essenza storica. Ecco, questo è un altro problema, perché i castelli appartengono adesso, nella maggior parte dei casi, ai comuni, che li tengono abbandonati, però non fanno operazioni di questo tipo. Invece le cinte murarie e le torri ricadono in proprietà privata. Sono beni non vincolati, pertanto dove c'è una mancanza di tutela totale, che poi porta a queste conseguenze. A questi fenomeni. Incredibile. Allora, io non so se sto sforando il tempo. Luigi? Diciamo sono 19:30, dovremmo avviarci alle conclusioni, perché così potremmo lasciare spazio a qualche domanda. Parlo solo di Sessa, perché Sessa credo che sia importante concludere con Sessa. Oppure faccio, diciamo, una carrellata veloce. Sessa, va bene, insieme a Teano è il maggiore centro dell'Alto Casertano, diciamo a nord di Capua, anch'essa è una città in effetti con una storia incredibile, colonia di diritto latino nel 313, la città anch'essa subisce una notevole contrazione in età alto medievale, pertanto la parte fortificata si concentra nell'area dell'attuale castello, e anche per Sessa abbiamo delle fonti alto medievali che ci dicono, che ci danno la prova della presenza di un castrum longobardo, anche perché in esso venne redatta una delle prime carte in volgare in italiano. Della fase longobarda però non abbiamo, rispetto a Teano, delle evidenze tangibili, ci sono tutta una serie di fatti di grande interesse che adesso cercherò di illustrare in maniera veloce. Qui questa è un'altra veduta di Hackert, pure recentemente trovata in Germania, dove si ha la visione
la città sempre dal suo lato settentrionale e dove è facilmente individuare la torre Angioina del fortilizio di San Biagio. A sinistra vediamo i campanili che poi sono stati abbattuti della cattedrale. Del castello invece non si vede nulla. Invece abbiamo questa bella stampa di Mattei della prima metà del XIX secolo che una bella veduta del castello dalla piazza del mercato. Vabbè, questa è una veduta di Sessa dalla parte orientale e qui si vede benissimo, diciamo, la mole del castello e in questa veduta dall'alto vediamo che l'impianto della fortezza è un impianto regolare, rettangolare e al cui centro c'è una grande corte centrale. In effetti questa è una pianta del castello presa dai rilievi di Rosa Caraffa. Sostanzialmente le fasi più antiche del castello, secondo anche gli studi d'Aprile, sono individuabili nella parte occidentale, precisamente intorno a questa zona qui e nella parte della cortina settentrionale, ad eccezione praticamente, e lei fa risalire questo settore, diciamo, settentrionale ad una fase normanna, sostanzialmente, mentre normanno-sveva, mentre la torre nord-orientale con la cortina orientale e il mastio, lei le attribuisce alla fase sveva. Gli interventi, diciamo, quando il castello diventa proprietà e quindi poi palazzo dei Marzani, di Marzano, si concentrano particolarmente nella parte interna, con la creazione della corte, in effetti su arcate a sesto di passate, colonne e materiali di spoglio, la realizzazione di grandi ambienti voltati. Come oltretutto come nel Palazzo Marzano di Teano, voltate con grandi volte a sesto acuto. Interventi successivi sono attribuibili ai danni provocati dal terremoto del 1688. Questi in linea di massima gli interventi, diciamo, le fasi costruttive del castello. Ecco, questa è la parete occidentale dove notate c'è una torre che poi è stata inglobata. Qui si vede praticamente il lato della torre che prima era faccia a vista, inglobata successivamente in questo cantonale, mentre questa parte qui della parete in tufo grigio è attribuita alla fase del XV secolo. Alla parte più antica del castello rientra anche la torre attualmente centrale, ma che prima era una torre angolare a risalto della prima fase edilizia, mentre la torre nord-est già appartiene alla fase svevo. Il castello, vedete, poggia oltretutto su sostruzioni imperiali datate intorno al secondo secolo d.C. di un grande edificio pubblico di età romana. Ecco, questa è la facciata interna del castello. No, chiedo scusa, questa è la facciata sempre settentrionale con l'accesso al castello e questa è la facciata interna con il mastio e la torre centrale. E la torre angolare che corrisponde a questa, diciamo della fase sveva. Ecco, questi sono gli interni. Questo è un bellissimo portale a fasce che è stato
trovato negli interventi di restauro progettati e diretti da Rosa Carafa e che viene ipotizzato il portale interno che era in asso all'ingresso originario al castello. Questi sono i bellissimi ambienti tardogotici dell'interno del castello, recentemente liberati dai tramezzi che prima ne coprivano, diciamo, lo spazio, e dai lavori di restauri sono stati anche rinvenuti affreschi di grandi interessi del XV secolo. Ecco, questo è il cortile centrale con questo loggiato su archi depressi che poggiano su colonne e capitelli di reimpiego. Quando il castello è stato completamente trasformato in palazzo principesco da parte dei Marzani, si è arricchito di una serie di elementi architettonici di pregio, tra i quali queste bellissime bifore, diciamo, di gusto durazzesco catalano, diciamo così. Come è stata rinvenuta questa bellissima loggia sempre posta sul lato occidentale. Un piccolo excursus invece sulle mura esterne, questa bellissima torre datata tra il XIII e il XIV secolo, la torre di Tranzo, che si trova in prossimità della villa comunale, la torre del fortilizio di Angioino di San Biagio, e questa bellissima torre poligonale della cinta del borgo medievale, la parte bassa del borgo medievale, certamente federiciana. Oltretutto Federico II di Svevia attuò una serie di interventi importantissimi alle fortificazioni di Sessa. E questo è un episodio bellissimo e importantissimo di una torre quattrocentesca, no, credo ancora angioina, su cui si appoggia una bellissima loggia in stile catalano. Carinola, brevemente, il castello di Carinola, anch'esso si pone nella parte settentrionale della città, si pensa che ci sia una fase normanna, sembra che questa ipotesi sia stata provata dalle analisi stratigrafiche sulle murature che ha condotto recentemente Francesco Miraglia, non so se ci sta seguendo, e qui praticamente proprio dai suoi studi ho tratto una serie di disegni in cui sono riportati in maniera abbastanza chiara tutte le fasi in effetti del castello di Carino. Quindi abbiamo una fase del XIII secolo, una fase, diciamo, del XIV secolo con l'aggiunta di un corpo di fabbrica, diciamo, sul lato meridionale, e poi nel XV secolo viene realizzato il grande ambiente che attualmente si trova in uno stato di in un pessimo stato di conservazione, allo stato di Rudere, che è prospiciente alla piazza antistante al castello, caratterizzato da volte a crociere a sesto acuto. Poi nelle fasi successive, particolarmente nel XV secolo, vengono attuati tutta una serie di interventi di rinforzo alla cortina orientale del castello. Ecco, queste sono alcune immagini della torre quadrangolare che Francesco ipotizza già di fondazione normanna, e poi con la cortina meridionale, con queste bellissime finestre sempre durazzesche catalane e riferibili all'intervento agli interventi del XV secolo.
Ecco, queste sono ciò che rimane delle volte a crociera a sé stacuto del piano terra del lato orientale del castello. Francolise, e credo che con questo chiudo, quindi sempre l'immagine tratta dal Daguerrera. Francolise è una fortezza di grandissimo interesse. Edificata anch'essa probabilmente tra il XII e XIII secolo, ma l'aspetto che si conserva tuttora è probabilmente da attribuire all'età sveva, perché ha questo impianto, diciamo, irregolare, fortemente con angoli fortemente angolati. E particolarmente la torre orientale si presenta, diciamo, con un impianto semi-poligonale, con un angolo fortemente accentuato e che è posto perfettamente in asso alla porta d'accesso alla fortezza. Anche in questo caso, la fortezza è circondata da una cinta con cortine rettilinee e con piccole torri cilindriche scarpate che certamente sono attribuibili ad un intervento angioino. Ecco, questa è, vedete, il castello ha questo sviluppo, sembra un donjon sostanzialmente, molto accentuato in altezza. E questa è la torre poligonale sul lato sud, ecco che ricorda per alcuni aspetti la stessa torre che abbiamo visto a Pietrapaesano. Vedete anche nella parte bassa c'è un uso in effetti di materiale di riempiego che in effetti potrebbe anche essere, con un cambiamento di tecniche edilizie, che potrebbe essere anche attribuita almeno la parte inferiore ad una fase normanna. Questa è un'immagine del lato nord del castello che vedete la cortina in alto è chiusa da merlatura e poi in alcuni punti ci sono in effetti delle caditoie, ma non sono convinto che siano proprio caditoie, ma sembrano più ambienti a sbalzo, ambienti di servizio a sbalzo. Il lato nord è una fortezza che non ha un cortile interno, ma ha una sorta di recinto posto sul lato settentrionale che era delimitato ad occidente da un corpo basso poggiante su grandi porte a botte. Vedete, l'abitato ha un andamento in effetti radiocentrico e si intravede in effetti il circuito delle mura in corrispondenza della bella chiesa che si trova a sud del castello. Un lato della chiesa poggia sulla base di una di queste torri circolari. E con Francolise credo che abbia finito. Io ringrazio l'architetto Balasco, mi sentite? Sì? No. Sì, sentiamo Ah, benissimo. ok, per questa stupenda carrellata su questi esempi molto significativi in area casertana di castelli fra il XIII e il XV secolo. Alcune osservazioni proprio puntuali, ecco, da parte mia, giusto per fissare alcune cose che possano essere utili agli studiosi per successivi approfondimenti. Ecco, per quanto riguarda il mastio svevo pentagonale di Pietrapaesano, qualche affinità io lo individuo anche nella torre pentagonale sveva del castello di
Nocera Inferiore, Nocera Inferiore, come anche ricordo perfettamente l'impianto pentagonale della torre di Pettorano sul Gizio in Abruzzo, presso Roccaraso. Per quanto riguarda poi l'ultimo caso Francolise, mi sembra di trovare delle affinità con il mastio svevo di il grande impianto svevo di Bagnoli Irpino, che ho avuto modo di rivedere recentemente, dove sono stati fatti degli studi abbastanza approfonditi. Piange il cuore vedere la situazione sia di Pietravairano che di Vairano Patenora, perché ricordo anche alla professoressa Teresa Colletta, che sicuramente ricorderà, gli studi che fece il professor Lucio Santoro. È certo che me li ricordo. Uno dei primi numeri della collana Castella del nostro istituto. Lo studio non è cambiato. Non è cambiato nulla. A distanza di 50 anni è peggiorato, ecco, non è cambiato nulla. Questa veramente è una sconfitta gravissima che non trova praticamente alcuna giustificazione. Ecco, a fronte di questi esempi di grande degrado, anche di Pietravairano, mi dispiace molto, si vedono degli esempi, come dire, dei segnali incoraggianti, quello di Calvi, quello di Riardo, quello di Sesse e quello di Teano. Io come istituto rappresento sempre l'idea di creare una rete di castelli. Messi tutti insieme possono costituire un elemento molto forte per il rilancio del territorio, insieme diciamo all'edilizia monumentale, religiosa e civile. Speriamo appunto che possa essere avviato definitivamente il rilancio di queste testimonianze molto significative, diciamo, della storia del territorio, che vanno assolutamente preservate alle future generazioni. Io mi fermo qui, ringrazio ancora il relatore. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, altrimenti affido la chiusura a Tirelli. Non delle domande, ma mi volevo complimentare per questa unione sul territorio di tutti questi castelli che ancora si conservano. Certamente chi è i proprietari, se sono di proprietà comunale, almeno potrebbero operare con un restauro allo stato di rudere, perché con un'operazione allo stato di rudere forse si potrebbero preservare le strutture che ancora oggi 2021 si conservano. Architetto, lei le foto che ci ha mostrato sono recenti? Sono recenti, una vera tragedia. Fanno parte del mio archivio personale. volevo aggiungere una cosa a quello che lei diceva, e io sono perfettamente d'accordo che bisogna fare un restauro non solo filologico ma conservativo, evitando possibile fughe in avanti, come molto spesso sta accadendo, particolarmente per alcuni esempi di complessi architettonici antichi, particolarmente per i teatri antichi, tende a ricostruirli e a restituire loro una funzione in effetti attuale, che onestamente io non condivido. Perché a parte il fatto che un teatro antico aveva altri significati, ma poi anche per i castelli, molte volte, ci sono un po' fughe in avanti, nel senso che si tende a ricostruirli in maniera totale, completa, per dare loro una funzione che risponde unicamente a delle esigenze attuali. Ma io credo che sembra di vedere le possibilità nei castelli allo stato di rudere che lei ci ha presentato, cioè veramente non avendo la struttura di copertura,
non avendo uno spazio interno ben conservato, nemmeno parziale, si può prevedere una cosa di questo genere. Io mi è sembrato di vedere veramente uno stato di degrado molto avanzato. Si dovrebbe vedere di non perderle, perché quando le superfici, lei è architetto, lo sa bene, non vengono riparate, non vengono solidificate, non vengono, diciamo, con le intemperie, si perdono. Sì, tutte ma... quelle finestre senza, bellissime, con le orni in pietra, si perdono. Certo, certo. Vabbè, questo però rientra appunto nel discorso del restauro conservativo. Sono interventi necessari per garantire, necessarissimi, necessari. Poi per quanto riguarda gli aspetti legati a quelli più appariscenti, diciamo, alle ricostruzioni, oggi sulla scorta delle conoscenze dovute ai documenti, alle fonti, alle indagini sul posto, ad auspicabili indagini anche di natura archeologica che possono chiarire tutta una serie di problemi legati alle fasi cronologiche e costruttive, ci vengono in aiuto praticamente le ricostruzioni virtuali. Quindi certo, è ragionissimo. Possiamo immaginare dei percorsi attrezzati. Ecco, quelli che diceva l'architetto Maglio, cioè di riunire una rete di castelli. Io ho visto un bel esempio che non ho presentato perché esula da questo territorio, perché nell'area matesina, ma l'abitato medievale di Gioia Sannitica, completamente abbandonato dopo la peste del XIV secolo, adesso è stato sistemato dal comune allo stato di rudere ed è veramente una esperienza molto molto importante e suggestiva. Oltretutto, con i percorsi pedonali ciclabili, con i percorsi verdi, sono da reinserire in questo senso queste... Cioè bisogna inventare qualcosa che li possa fare ritornare all'esperienza della visita in uno spazio verde, in uno spazio antico, in uno spazio che si può percorrere senza rischiare la vita però, perché là si rischia la vita. Questo mi sembra... No, è chiaro che bisogna fare anche degli interventi di messa in sicurezza. Però io credo che in questo momento storico, dove tutta la tutela e la valorizzazione è concentrata sui grandi attrattori, io credo che debba di nuovo cambiare questa visione, perché oggi la tutela è tutta indirizzata a quei siti in effetti che costituiscono una risorsa, una grande risorsa economica. Ma questo fattore è vero fino ad un certo punto, perché se si continua a ragionare solo su questi presupposti, tutto il patrimonio diffuso, perché poi l'Italia, il patrimonio culturale italiano è un caso unico al mondo perché è diffuso. Perché unico e radicato sul territorio. Pertanto è necessario un ritorno all'attenzione verso anche questi cosiddetti siti minori, perché altrimenti noi ne sanciremo la morte. E poi ecco, ci vuole anche una maggiore attivazione da parte degli enti locali, oltretutto anche utilizzare meglio le risorse economiche e anche una forte attenzione alla programmazione urbanistica, che tantissime volte trascura in una maniera abbastanza discutibile questi beni. Oggi che si fa tanto però col discorso del verde, dell'ambiente,
del paesaggio principalmente. Io penso che questi offrono effettivamente queste vedute mozzafiato che possono interessare quindi una zona più vasta da parte anche delle comunità locali. Cioè di vederle all'interno di un discorso più vasto che può stimolare la visita degli stessi cittadini, voglio dire, con percorsi di attrazione non tanto di spazi chiusi, ma di spazi all'aperto. Benissimo, mi dovete scusare, io vi No, devo io ringrazio lasciare. molto l'architetto Balasco, mi ha fatto molto piacere di rincontrarla. Anche a me. Allora, prossimo appuntamento.